Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma presentata dal guardasigilli Carlo Nordio, che tra l'altro cancella il reato di abuso d'ufficio e pone limiti al potere d'appello dei PM. Ho sentito inesattezze sul vuoto di tutela che si realizzerebbe con l'abolizione dell'abuso d'ufficio, che non c'è affatto. Il nostro arsenale è il più agguerrito d'Europa, lo ha detto il ministro della Giustizia Nordio nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Nella riforma approvata dal Consiglio dei Ministri non c'è un bavaglio alla stampa, ha assicurato Nordio. Entro la prossima settimana porteremo, come promesso, il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Anche stanotte, uno trovato positivo ad alcol e droga ha ucciso un ragazzo sulle strisce pedonali, piuttosto che i 5 ragazzi che per fare una gara hanno ucciso un bambino di 5 anni. Quindi ci saranno norme di assoluta severità, ha aggiunto. Visto che il buonsenso non basta, ha sottolineato ancora Salvini, la gente dovrà avere paura. Paura di mettersi al volante, drogato o ubriaco. Sul telefonino ho chiesto alla Polizia stradale una stretta particolare. Buona parte degli incidenti deriva da distrazione e se ti becco a chattare o a usare il telefonino ti fermi. Non è che ti faccio la multa, ma ti fermi con la macchina lì, ha aggiunto. Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare. Siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader, che rimarrà sempre il nostro leader. Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonio Tajani in conferenza stampa. Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia, ha detto il coordinatore azzurro riferendo di un colloquio telefonico ieri con la figlia del cavaliere. Marta Fascina è un deputato ed è la compagna di vita di Silvio Berlusconi. Non c'è bisogno di ritagliare spazi formali, lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, rispondendo a chi domandava se Fascina avrà un ruolo nel partito. La Corte dei Conti ha registrato l'atto di approvazione dell'accordo per la concessione di una quota di minoranza di ITA Airways a Lufthansa. Il contratto già firmato dal MEF, dalla compagnia tedesca e da ITA, prevede per il biennio 2023-2024 il raggiungimento dei seguenti obiettivi. Lufthansa acquisirà una partecipazione pari al 41% del capitale sociale di ITA Airways, a fronte di un investimento di 325 milioni di euro. Il piano industriale 2023-2027, condiviso tra MEF e Lufthansa, prevede una crescita dei ricavi dai 2,5 miliardi di euro attesi quest'anno a 4,1 miliardi di euro previsti per il 2027. Spostare la data di inizio dei saldi estivi prevista per il prossimo 6 luglio al 21 luglio 2023. A chiederlo è Fismo, la federazione dei negozi di moda Confesercenti, in una lettera indirizzata a Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza Stato-Regioni, in considerazione delle avverse condizioni meteo degli ultimi mesi. Aprile e maggio, scrivono i commercianti, sono stati caratterizzati dal maltempo e da temperature sotto la media del decennio, e lo stesso giugno è stato finora dominato da piogge e temperature instabili. Un quadro sfavorevole che ha inciso sul ciclo primaverile delle vendite nel comparto. In questa situazione l'avvio dei saldi rischia di seguire di pochissimo o addirittura di precedere l'inizio dell'estate meteorologica, costringendo di fatto i negozi a mettere in saldo l'intero magazzino estivo, senza aver avuto la possibilità di vendere al prezzo normale. Rudy Garcia è l'uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per prendere le redini del Napoli. L'ex allenatore di Lille e Roma, tra le altre, torna in Italia dove era già stato per due stagioni e poco più. La panchina della Roma l'aveva persa proprio con l'arrivo di Luciano Spalletti. Garcia ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. È stato proprio il presidente azzurro ad annunciare Garcia con un tweet. Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo.